Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno anche a te, Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. E da Tel Aviv invece c'è la nostra corrispondente. Buongiorno, come stai, Paola Mascioli? Corrispondente, inviata. Buongiorno, buongiorno. Mi avete trasferita. Buongiorno, tutto bene? A tua insaputa. Le ultime. A mia insaputa. Le ultime note di combattimenti molto violenti, molto intensi, sia a terra, la città di Gaza City, lo sapete, è completamente circondata. Potrebbe partire e scattare da un momento all'altro una battaglia cittadina che però si annuncia veramente molto dura, perché sappiamo che da quei tunnel possono spuntare fuori i soldati di Hamas da un momento all'altro. Insomma, una battaglia difficile. Finora si è proceduto con bombardamenti a tappeto dal mare, dal cielo e da terra. Adesso ci sarà proprio uno scontro diverso. Comunque nella notte ci sono stati duri combattimenti. L'esercito israeliano fa sapere di aver colpito 450 obiettivi che corrispondono a posti di osservazione, aree di addestramento, tunnel sotterranei, e che diversi uomini sono stati uccisi. Non è stato ancora catturato colui che viene considerato il numero uno tra i ricercati, Yahya Sinwar, il capo di Hamas nella striscia. Addirittura hanno fatto sapere agli abitanti di Gaza, ai militari israeliani, che se riusciranno ad eliminarlo loro, la guerra potrebbe essere più breve. Insomma, gergo militare molto duro. Il capo di Stato Maggiore Halevi ieri ha mostrato un lato meno marziale nel ricordare che oggi è il primo mese da quel massacro che ha ucciso 1400 persone, e da un mese mancano 240-241, ormai il numero è sempre un po' impreciso, perché ad esempio ieri sera è stato identificato il corpo di una ragazza di 16 anni e quindi è stata sepolta ieri sera, mentre è stata riportata nell'elenco degli ostaggi un'altra bambina che era stata data per morta. Quindi il numero degli ostaggi è sempre un po' così incerto, proprio per quello che riguarda, a causa dell'identificazione dei corpi. Dicevamo, oggi è un mese. Il capo di Stato Maggiore Halevi ha mostrato un lato meno militaresco, ha detto quel bambino Kfir, che aveva 9 mesi quando è stato rapito con la madre, il padre e il fratello di 4 anni, è nel mio cuore, loro sono la priorità. Prima di qualsiasi altra cosa noi vogliamo riportare a casa gli ostaggi. È sembrata anche una risposta alla protesta molto accesa che è finita anche con qualche persona fermata davanti alla Kiria, al quartier generale dell'esercito. C'erano decine di migliaia di persone in piazza che urlavano: riportateli a casa, fate qualsiasi cosa, cosa state facendo? Tutto il forum dei familiari degli ostaggi si sente un po' abbandonato, perché finora non ha avuto risposte certe, non gli è stato detto esattamente quali saranno le opzioni. L'unica cosa che loro rifiutano è una tregua o un cessate il fuoco senza che siano state prima liberati gli ostaggi. Questo non accadrà mai, lo ha ripetuto anche Netanyahu in più di un'occasione. Per quello che riguarda le vittime a Gaza, sarebbero già almeno 27 le persone, i civili uccisi durante appunto questi combattimenti nella notte, alcuni di nuovo nel campo di Jabalia. Dalla Giordania sono stati lanciati da un aereo cargo degli aiuti umanitari, perché le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite fanno sapere che nella striscia le riserve di cibo stanno cominciando a scarseggiare, e da quel valico di Rafah, che è stato di nuovo chiuso al passaggio delle persone verso l'Egitto, i camion che passano non sono mai sufficienti. Halevi ha anche ripetuto di nuovo a tutti coloro che si trovano a nord di andare a sud. La strada costiera ieri è stata riaperta per 3 ore per poter consentire appunto alle persone di lasciare il nord della striscia, ma parliamo di una popolazione totale di 2 milioni e mezzo di abitanti, e già 1,5 milioni si troverebbe a sud, che poi tra l'altro non è un luogo dove i bombardamenti non arrivano. Continua il viaggio del segretario di Stato americano Blinken ieri sera, Paola, però in Iraq.
Vi volevo dire tutto. Lasciaci vabbè, qualcosa di cui discutere. Concludiamo con quel sottomarino. Il sottomarino? Il sottomarino americano. La risposta okay. americana se l'US Florida sarebbe carico di missili cruise. Una risposta fisica agli iraniani che ieri hanno...